C'è una faida tra baselli che fa un grande frastuono, che da tempo fanno guerra per il piatto più buono. Tra Novara e Vercelli ora accendo la miccia e vi elenco gli ingredienti per fare la paniscia. Riso preferibilmente carnaroli, e come potrebbero mai mancare i fagioli? Cavolo, sedano, cipolla, carota, la verdura è importante, se non la metti sei un idiota. È lardo, ricotenna, di maiale, vino rosso che non fa mai male, ma le cose che lì dentro danno più gioia sono la filichina e salam pluia. Paniscia, c'è sapore che non scorderò mai. Paniscia, sei come il grog per i mari. Ora prepariamo cibo degli dèi. Prendete un gran bel pentolone, perché qui ci sarà da fare indigestione. Bevitelo d'acqua abbondantemente, mettete passo passo ogni singolo ingrediente. Sì, cotenna di maiale per dare sapore, fagioli borlotti per dare vigore. Dopo un'ora di sedano e cavolo verza, e passiamo all'altra pentola, lì non si scherza. Assieme al burro la cipolla deve friggere bene, giù con lardo, tanto della vita cazzo te ne. Stemperare con del vino rosso novarese, metti il riso, aggiungi brodo anche se era palese. Paniscia, c'è sapore che non scorderò mai. Paniscia, sei come il grog per i marinai. Paniscia, e non sai che cosa ti direi. Paniscia, ora c'è il cibo. Cantarti mi sono divertito, paniscia, e a mettere sale e pepe l'invito, paniscia, magari un po' di grana al piatto è servito, paniscia, non resta che augurarvi buon appetito.